inizia l'anno scolastico, ripartiamo dalle zone terremotate con un nuovo plesso donato dalla solidarietà della regione del Friuli. Sì, un bellissimo gesto, il Friuli l'ha vissuto come un atto di restituzione, c'è stato un importante sisma in Friuli che ha avuto, visto la solidarietà di tanti, il desiderio della regione di poter restituire, e lo ha fatto in occasione di tutti i sisma che ci sono stati nel nostro paese. E quest'opera qui a Sarnano, oltre ad essere un'opera molto bella, ben realizzata, è stata anche eseguita con tempi e modalità assolutamente interessanti. Oltre al dono di una scuola è stato donato una specie di paradigma di come è possibile, attraverso tecniche costruttive che tengono insieme rapidità e qualità, poter realizzare una scuola in tempi stretti. È chiaro che non sempre accade come qui, dove tutto, insomma, è andato per filo e per segno. C'è stato certamente un grande contributo dell'amministrazione comunale, che ha seguito in prima persona insieme alla Protezione Civile Friulana la realizzazione di questa infrastruttura, però certamente una modalità, una tempestività che ci racconta che è possibile fare le cose in maniera efficace. Noi sappiamo quanto in tanti comuni e province sono impegnati da luglio di quest'anno, grazie al primo piano delle opere sulle scuole che è stato approvato, nel seguire tutto l'iter fatto della progettazione, l'approvazione dei progetti, fino ad arrivare poi alla gara alla realizzazione di tante scuole nella nostra regione. Credo che questo esempio possa servire a tutti, spingendo verso tecniche costruttive innovative in grado di dare in tempi stretti realizzazioni di grandi qualità.